Oggi ci troviamo in cucina per Delle pizzette per portarmi a scuola. allora 60 ml di olio, perfetto, mezza bustina di lievito, perfetto, 250 ml di latte, perfetto, 5 grammi di sale, perfetto, e 500 grammi di farina. Perfetto, quindi adesso andiamo a mischiare tutti gli Ingredienti. ingredienti. Brava Gaia, iniziamo subito. Sì. Ti sei lavata le manine? No. Ma come no? Ma te l'hai lavata? Ricominciamo, ti sei lavata le mani? Sì. Brava Gaia, vai, inizia a mettere dentro l'olio, dentro la ciotola. Non lo fa cadere, eh? Perfetto, poi mettiamo dentro il latte. Ti aiuta mammi? Sì. Vai. Perfetto, poi prendi la bustina, vai di lievito istantaneo, aprila se non esce, la possiamo fare? Ok, vai, falla uscire tutta, perfetto, dentro questa bustina, ci mangiamo la bustina oggi, ah, vai, mettiamo il sale, un cucchiaino di sale, Non so come no no che dita, vai, perfetto, iniziamo a girare, poi vai, prendi un piccolo pallino e facciamo una pizzetta, dai. No, non esageriamo. Prendi una pallina un po' più pallina. Così te mangi a scuola solo quella? È piccola, dai, un altro pezzetto. Fammi vedere. Troppo piccola, un altro pochetto. Ok, vai, ammallocca per bene e fa una pizzetta, vai. Intanto vado a prendere la teglia, ok? Saranno perfette, ma a noi piacciono molto. Alla Gaia mette il rosmarino su ogni pizzetta in polvere, le ha scelte così, e io vado a bucherellare con una forchetta le pizzette. Ovviamente andranno in forno a 200 gradi per circa 12 minuti. Oh, belle pizze! Brava Gaia, batte 5, ottimo lavoro!